Dio, gloria al nome del Signore. Vogliamo aprire le nostre Bibbie, vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Vogliamo leggere solo un versetto della parola di Dio, il versetto 17. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 17. Amen. Il Signore sia lodato. Non cessate mai di pregare. Gloria al nome di Dio. Un solo versetto questa sera che vogliamo insieme meditare, vogliamo insieme comprendere quello che il Signore ha da dirci. Non cessate mai di pregare. Non smettete di pregare, siate perseveranti nella preghiera, siate costanti nella comunione col Signore, siate perseveranti nel legame con Dio. Vedete, la preghiera risulta essere qualcosa di meraviglioso che Dio ci ha concesso. Ora, nel testo che noi abbiamo letto, si parla di una serie di raccomandazioni che Paolo fa ai Tessalonicesi. E tra queste raccomandazioni c'è l'invito a non smettere mai di pregare. La preghiera rappresenta la spada del cristiano, la preghiera rappresenta l'arma efficace per vincere il nemico. Nella preghiera si realizza la fede, nella preghiera si realizza la pace, nella preghiera si realizza la comunione, nella preghiera si realizza la vittoria. La preghiera è l'arma che tu hai per vincere il nemico. In questi giorni vediamo che il mondo giace nella più completa difficoltà e angoscia e devastazione, ma noi possiamo altresì vedere che tutti sono adesso disposti ad aprire il loro cuore e si stanno accorgendosi sempre di più che da soli sono nulla, che da soli sono miseri e che senza Dio è impossibile. Cari nella grazia, amici che ci ascoltate, senza Dio è impossibile ogni cosa che noi abbiamo da fare intorno a noi, abbiamo da sconfiggere o abbiamo da attraversare. Noi abbiamo bisogno della mano di Dio, noi abbiamo bisogno del Signore nella nostra vita e la preghiera rappresenta il respiro dell'anima, la preghiera rappresenta ciò che permette all'anima di vivere e oggigiorno ci sono tante anime morte, oggigiorno ci sono tante anime che vivono nel peccato e sono morte spiritualmente parlando. Ma nella preghiera, nella comunione con Dio, si acquistano nuove forze. Nella preghiera e nella comunione con Dio si riesce, gloria al nome del Signore, ad essere uniti a Dio, ad essere lavati e purificati, ad essere viventi, alimentati nella vita che solo ed unicamente Dio può e sa dare alle nostre anime. La preghiera è fondamentale. La preghiera è fondamentale, motivo per il quale il Signore ti sta ricordando non smettere di pregare, sii costante nella preghiera perché è la preghiera che ti permetterà di vincere, è la preghiera che ti permetterà di realizzare la gloria di Dio nella tua vita e nella tua casa. Ma qual è, diciamo, il privilegio che noi abbiamo, in cosa consiste questo grande ed immenso privilegio? E perché questo privilegio è così importante per ognuno di noi? Vedete, è un privilegio poter pregare. Noi abbiamo l'occasione, l'opportunità di invocare Dio Padre nel nome di Gesù. È un qualcosa di meraviglioso. Io posso inchinarmi dinanzi al trono della grazia, io posso invocare il Padre Celeste, dire caro papà, a lui confessare i miei peccati, a lui mettere i nostri pesi nelle sue mani, a lui pregare, avanzare delle richieste, dei desideri, conformarci alla sua volontà, a lui chiedere
benedizioni, a lui avanzare dei progetti, mettere nelle sue mani dei progetti. Questo è il privilegio che noi abbiamo. E questo privilegio ci è stato donato da Dio. Questo privilegio è il dono di Dio. Gloria al nome del Signore. Questo privilegio ci è dato dal Signore che è sceso sulla terra e ha donato se stesso per ognuno di noi. Nella parola di Dio è scritto che mentre eravamo morti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo. Mediante la morte di Cristo Gesù il Signore e la sua resurrezione, noi siamo stati riconciliati con Dio. E gloria al nome del Signore, come diceva un noto teologo, la nostra mano attraverso la croce è stata ricongiunta alla mano di Dio, e noi adesso possiamo invocare il Padre, noi adesso possiamo avanzare richieste al Signore, possiamo veramente liberamente, nella libertà dello Spirito Santo, possiamo pregare il Signore con tutto il nostro cuore. E questo ci è dato dalla croce, questo ci è dato da Cristo Gesù il Signore, che è morto per me e per te, affinché tu possa invocare il Signore, il Dio vivente. Non esiste alcun mediatore tra Dio e l'uomo se non Cristo Gesù. È scritto nella parola del Signore, infatti c'è un Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Non esistono altri. O ci sono in questa terra molti che pretendono di fare mediatori tra Dio e l'uomo. Non esiste. Non esiste mediatore, ma io posso invocare il nome di Dio, posso chiedere al Signore, ringraziare e pregare il Signore nel nome di Dio, nel nome di Cristo Gesù il Signore, colui che ha dato la vita per noi, colui che ha pagato il prezzo che noi dovevamo pagare, colui che ci ha riconciliati con Dio, colui che ha abbattuto il muro di separazione che ci teneva lontano dal Signore. Adesso lo possiamo fare nel nome di Cristo Gesù il Signore, l'Iddio santo e vero, e nel suo nome c'è potenza, nel suo nome c'è esaudimento, nel suo nome c'è ricchezza. Gloria al nome del Signore. Invoca Dio con tutto il tuo cuore, nel nome di Cristo Gesù riceverai dal Signore pronta risposta. Gloria al nome del Signore per questo glorioso privilegio che Egli ci ha dato di poterlo invocare, con tutto il nostro cuore. Ma perché io devo pregare? Perché non devo cessare di pregare? Perché non mi devo fermare nella preghiera? È importante, fratelli, sorelle, è importante, caro amico che sei in ascolto, è importante che non ti fermi. Continua a pregare, non ti rassegnare, continua a pregare. Non ti abbattere, continua a pregare. Oh, non restare nella paura, continua a pregare. Oh, non essere avvilito dalle circostanze, continua a pregare. Persevera nella preghiera. Perché nella preghiera tu vedi la luce che è dinanzi a te. Nella preghiera tu vedi la luce nelle tenebre. E nella preghiera che tu vedi la gloria del Signore nella tua vita. È nella preghiera che io confesso i miei peccati a Dio e Dio è pronto a perdonarlo. Perché Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché coloro che sono morti al peccato vivessero per la giustizia, e mediante le sue lividure io e te siamo stati guariti. Mediante il peso che Egli ha avuto sulle sue spalle, io e te ancora oggi possiamo dire: Signore perdonami, invocare il Padre, confessare i nostri peccati
chiedere perdono al Signore, essere lavati e purificati dal sangue di Cristo. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ancora oggi vale quella preghiera, ancora oggi vale quella promessa, ancora oggi è vigente quella promessa nella nostra vita. Invoca il Signore e sarai salvato. Gloria al nome di Dio. Prega, non fermarti nella preghiera, nel tuo turbamento. Dio nella preghiera dona la pace al tuo cuore. Nella parola di Dio è scritto: non angustiatevi di nulla, non temete, non avete paura di niente, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Ed è scritto: la pace di Dio, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Nel tuo turbamento invoca Dio e la pace incondizionata, perfetta, santa, eterna di Dio invaderà il tuo cuore e tu darai gloria al Signore. Gloria al nome di Dio per questa meravigliosa speranza. Gloria al nome di Dio per questa meravigliosa realtà. Non fermarti nel pregare, perché tu ora hai bisogno di benedizioni. Perché tu ora hai bisogno di benedizioni, perché tu ora hai bisogno della potenza dall'alto. Mentre quei discepoli erano sull'alto solaio, pregavano il Signore e la potenza scese dall'alto. Nella preghiera c'è potenza, nella preghiera ci sono le benedizioni. Non smettere di pregare, perché nella preghiera Dio farà in modo che le promesse che Egli ha fatto per te siano realizzate. Egli ha annunciato cose grandi per la tua vita, la tua casa. È scritto nella parola del Signore: invocami e io ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Dio nella preghiera ha preparato per te le promesse, ha permesso a te di realizzare le sue promesse gloriose nella tua vita. Non fermarti nel pregare perché potresti indebolirti e cadere. Non cessare mai di alimentare la preghiera, perché adesso nelle difficoltà ti serve, come ti serve lì dove non ci sono le difficoltà, nel bene, durante il bene e durante le prove, durante il benessere, durante le prove, ti serve pregare. E in questo momento difficile per la tua vita è essenziale che tu preghi Dio perché ti dia forza, perché il Signore ti liberi, perché il Signore possa essere glorificato dalla tua vita. È scritto: egli mi invocherà ed io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Gloria al nome del Signore. Questo è quello che Dio fa. Ecco perché non devi smettere di pregare. Ecco perché non devi smettere mai di pregare. Non cessare di pregare. Non smettere di pregare. Ma cogli l'opportunità per invocare il Dio vivente. Il Signore ti ha dato questo grande privilegio. Il Signore ti ha dato questa grande opportunità, questa grande occasione. Invoca Dio con tutto il tuo cuore, invoca il Signore con tutto il tuo cuore e realizzerai il perdono dei peccati, la pace, le benedizioni, le promesse, la soluzione nelle difficoltà, tutto quello che Dio ti dà, ti vuole dare, tu lo realizzerai nella preghiera. Alimentati nella comunione col Signore e vedrai grandi cose. Dio ci benedica.